Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Underlink91. Finalmente si torna su Inazuma Eleven Go Chronostone Stuono dopo ben una settimana di pausa. Mi sono preso un po' il tempo per registrare qualcosina, portarmi avanti con i video e caricare intanto qualche extra per Inazuma Eleven 3. Però, comunque sia, ora alterniamo un po' Inazuma Eleven 3 e un po' Inazuma Eleven Go e continuiamo la storia, se no qua non si finisce più. Perché ho scoperto che il gioco è molto lungo, quindi è meglio sbrigarci. Quindi, state dicendo che Zugliang era una donna? Ah, sì, abbiamo appena finito il capitolo della Cina antica. Proprio così. Anche io sono rimasto a bocca aperta. E Liu Bei era interessante, ecco. Ma in senso buono. Beh, sì. Congratulazioni per il tuo Miximax, JP. È chiaro che hai acquistato una nuova sicurezza nei tuoi mezzi. Grazie, Sam. Quindi ora è più propenso a fare il portiere, no? Mi fa piacere vedere che siete belli carichi. È il momento giusto per partire alla ricerca del prossimo personaggio o dei prossimi due. Ci metteremo sulle tracce di Ryoma Sakamoto. Ecco, preciso, preciso, preciso! Davvero, è da lui che ho preso il nome, non mi dire. Quindi il prossimo è Ryoka Sakamoto, chi è? Capitolo 7. Scontro di spade. Ovviamente una specie di samurai, dato che, insomma, si trattano di spade. Il prossimo è sicuramente uno spadaccino. Dovrebbe. Quindi il prossimo giocatore sarà una persona che si chiama Ryoma Sakamoto. Che fa nella vita? Dunque, ci serve un centrocampista con molti assi nella manica e un cuore grande come il mare, che serva da ponte tra attacco e difesa. Considerato che Sakamoto negoziò la pace tra antichi rivali e fondò la marina giapponese, interessante. Dovrebbe essere l'uomo giusto per noi. Ryoma è l'uomo giusto. Il Miximax deve essere eseguito tra me e lui, nonno Evans. Se abbiamo lo stesso nome, ci sarà un motivo. Giusto? Bene, allora è deciso. Visiteremo un Giappone dalla fine del periodo Edo. Che bello! Torneremo dunque al XIX secolo, quando era in corso la guerra civile tra Shogun e Imperatore. Ma c'è un altro personaggio che ci interessa. Ah sì, e chi è? Non che conosca quel periodo troppo bene. Chi altri se non il geniale sparaccino Soji Okita? Un attimo, ha detto Soji Okita? Esatto, il nostro sesto giocatore è un attaccante lesto come un lampo, che affronta impavido il campo secondo uno schema preciso. Descrizione perfetta per lui, era il miglior spadaccino della sua era, velocità e audacia erano i suoi marchi di fabbrica. Aspetta, se ricordo bene la lezione di storia, Okita era dalla parte dello Shogun e Sakamoto si batteva per l'imperatore. Erano nemici. Non è colpa mia se il tuo idolo stava dalla parte sbagliata. Okita proteggeva le strade della capitale per lo Shogun. Che uomo, eh? Il problema è che come al solito il cimelio ci serve un collezionista serio specializzato in questo periodo controverso della storia giapponese. Un momento, quindi il prossimo a cui va lo spirito dovrebbe essere Fei, in teoria, perché. O Victor! O Fei o Victor, l'attaccante lesto e potente è Victor, quindi penso che andrà a lui. A proposito, avete già giocato a Samurai Eleven? Ma guardali! Guardali! Oh, quando Level 5 fa questi generi di riferimenti e mi fa impazzire. C'ero uno! Cosa? Su Nindo 5. In effetti no, non penso neanche di averne sentito parlare, cos'è? È il gioco del momento e ti piacerebbe di sicuro. Praticamente controlli una squadra di calciatori samurai durante la fine del periodo Edo. La storia si basa su avvenimenti storici, ma il gameplay è davvero originale. Lo sviluppatore non è altri che William Glass, ma ti pare? Che poi non c'è neanche in copertina lui, quindi alla fine. Aspetta, no, non c'è, no. William Glass degli Spyglass Hacker! Non ci credo, questa sì che è una coincidenza! Allora possiamo rivolgerci a lui. Deve aver svolto delle ricerche, forza, sbrighiamoci! Un momento, Will si trova all'ospedale. Cioè, voglio dire, Will. Continua a dimenticare che non vuole più essere chiamato Willy. Oh no, sta bene. Spero proprio di sì. Volevo fargli visita, in effetti. Ho un regalo di pronta guarigione per lui. Gliela potreste portare da parte mia? Sarà un piacere, signore e signori, mi raccomando, sfoderate le vostre buone maniere quando saremo al capezzale del signor Glass. Ma perché? Regalo benagurante. Ah, benagurante, sì, certo. No, pensavo una fosse una parola strana, non mi ricordavo. Benagurante, ok.
Andiamo allora dal signor Glass, prendiamo insomma la scorciatoia. Ma dov'è? L'ospedale? Anche perché non abbiamo ancora visto Villa di Rigo. E so che si può... O meglio, so. In teoria si potrebbe. Si dovrebbe poter andare a Villa di Rigo. Passando per di qua, credo. Come nello scorso gioco. Ah, beh, certo, qui è l'ospedale, ovvio. Come dove altri può stare, no? Sempre lì, eh. Quello che gli fanno male gli organi interni non ci sta più. Dunque, William è nell'ultima stanza. Will Glass. Ma è mezzo morto. Ah, lì ci sono i suoi amici. Oh, sembra davvero malato. Siamo sicuri che riuscirà a parlare? Signor Glass, abbiamo una cosa per lei. Beh, è da parte della signorina Hills, in realtà. È davvero lei? L'edizione limitata di Lovely Lane in versione cosmica? Ah, wow, si è ripreso in fretta! Era talmente impegnato a sviluppare i suoi giochi che quando ha cercato quell'action figure nei negozi, era esaurito ovunque. Era disperato e non ha mangiato niente per settimane. Stai dicendo che quella è la ragione per cui si trova qui? Arion, che il dio dei videogiochi ti benedica, magari. Mi ha salvato la vita riunendomi alla mia preziosa Lane. Comunque, perché siete qui voi? Oh, capisco. Posso prestarvi ogni sorta di tesoro giapponesi dell'Ottocento. Ne ho ottenuti tantissimi, a fine di ricerca, ovviamente. Cosa sentite di questa, ad esempio? È una foto di Ryoma Sakamoto. Wow, quindi aveva questo aspetto? La foto è originale, deve valere milioni. Puoi scommetterci, non è stato facile ottenerla. Ma non ci chiamano Spyglass Hacker per niente. Quindi vuol dire che l'ha presa nel Deep o Dark Web? È la persona malata più energica che abbia mai visto. Già, comunque abbiamo il nostro cimelio ed è ora di usarlo. E che glielo dice che non possiamo più ridarglielo dopo? Vai alla fine del periodo Edo. Deve essere un bel periodo però, eh. Fine 1800, quindi praticamente... Ma il periodo Edo nel 1800? Scusatemi. Ma vediamo subito, eh. Il cimelio è in posizione. Ok, ho fatto una piccolissima ricerca. La foto, va bene, è 1822 comunque sia giù di lì. Quindi ok. Ryoma Sakamoto è morto nel 1867, a 31 anni. Poverino. Proprio la foto gli hanno fatta in tempi proprio molto brevi perché... Quella, a parte che la qualità lì era molto superiore a quella che dovrebbe essere, che doveva essere a quei tempi, però proprio a pelo gli hanno fatta, poco prima che morisse. Ok, Kyoto, Giappone, Bakumatsu, ok, andiamo! È improbabile che troveremo subito Kita e Sakamoto, anche se sarebbe comodo se fossero nello stesso posto. Già, sarebbe la carneficina più a portata di mano del mondo. E sappiamo tutti che se ne andrebbe sulle rabbie dopo quel bagno di sangue. Mio fratello gemello Sakamoto. Continua a sognare, Mr. Fanboy. O chi ti farebbe rimangiare quelle parole così in fretta che ti andrebbero di traverso. Erano davvero nemici giurati? Non c'era neanche la minima possibilità che potessero diventare amici? Era un periodo in cui il destino del Giappone era in bilico e si trovava nei lati opposti della barricata. Un particolare difficile da tralasciare. Ho l'impressione che fosse un'epoca particolarmente violenta. Decisioni prese con la spada, strade rosse di sangue e così via. Sono contento che voi siete così ferrati perché io non ne so niente. Pare interessante però. E ti serva da lezione la prossima volta che ti addormenti in classe. Ta-da! No, è che non c'ha voglia di studiare. Non è che si addormentava in classe. Come me. Verso il Giappone del XIX secolo. Salto temporale! Perché come fai poi ad addormentarti in classe? Secondo me è solo una cosa che trovi nei manga e negli anime. È impossibile addormentarsi in classe. O almeno credo. Ah, il vecchiaccio. Hai finalmente iniziato a capire chi sono gli oltre evoluti. E tu chi saresti? Qualcuno che ti guiderà. Ah sì, e dove? Presto capirai anche questo. Per ora continua a seguirli, così diventerai ancora più potente. Il che vuol dire che noi possiamo anche batterlo volendo. Zanark, sono di nuovo in viaggio nel tempo. Ehi, hai la testa tra le nuvole? Non è da te. Chiaretto? Niente. Stavo solo pensando a cose di poco conto.
Allora, ramoliti della Raimon, pensate di seminarmi? Vediamo quanto riuscirò ad andare lontano. Ma? Tipo, oltre 200 anni fa? No, oltre no, però... quasi 200 anni fa. 150, va bene? È l'anno dell'assassinio di Ryoma! Eccoci nell'assolata Kyoto, la capitale del Giappone, alle soglie di un cambiamento epocale! Ok, non abbiamo molto tempo e dobbiamo trovare due persone di schieramenti opposti di una guerra civile. Meglio dividerci. Noi cerchiamo Ryoma Sakamoto, già stavo sbagliando a leggere il nome. E noi Soji Okita, ovvio. Victor, Fei, Gabi, Aitor e Goldie e Bailong hanno lasciato la squadra. Ma fate schifo. Allora che la ricerca abbia inizio. Oh, fate attenzione, per favore. Sicuro? Ah, Okita, prima che la malattia lo costringa a letto, era lo sparaccino migliore del mondo ed era anche un bell'uomo. Era malato? Sì, seriamente, morì di tubercolosi. Era un genio, ma non visse a lungo. Beh, anche Ryoma. Alcuni dicono che non fosse per così attraente. Ripetilo se ne hai il coraggio, Aitor! Sono sicuro che andrà tutto bene. Speriamo. Sì. Si spera, perché sennò va a finire male. Trova indizi su Ryoma Sakamoto, praticamente vai dove c'è la freccia, in poche parole. No, aiuto, ok, tu che mi dici? Ha perso la mia bambola preferita. Credo che sia fuggita, lezioni di vita, ma cosa fai dicendo? Mica mi ricordo come si chiamano sti cosi, che poi sono stati l'ispirazione a Miyamoto per creare Star Fox. Però va bene, i Victor e altri sono andati di qua. Quindi vabbè, sicuramente poi ci potremo andare anche noi, se si trova lì Sakamoto. No, Sakamoto, Okita. Ok, andiamo avanti allora. Le risaie! Sono risaie, sì. Campi di grano. Oh, attenzione. Questa sembra una strada principale, se la seguiamo ci deve per forza condurre in città. E in città troveremo sicuramente degli indizi dove potrebbe trovarsi Sakamoto. Yatta! Sakamoto, no! Eh? Vabbè, però. Sakamoto, tutto bene? Ci vuole ben altro per mettere al tappeto Ryoma Sakamoto. No, 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 no. Eh? Quindi Ryoma? Ryoma è lui. No. Che? Eh? Ok, che non è proprio... Ho visto la foto, vera. Non è tipo chissà quanto attraente, però... Da essere un generale smilzo, ma davvero tanto... E da essere smilzo a diventare così, ce ne passa. L'anno in cui è morto poi, cioè, voglio dire. Ah, quindi ci sa già che doveva morire, ma no, è stata una trappola. Quindi non poteva saperlo. È lui, Ryoma Sakamoto? Non può essere. Non assomiglia per niente a quello nella foto. Non vi siete fatti male, vero? No, stiamo tutti bene. Non puoi sfuggirci, Sakamoto! Chi è sta gente? Sei pronto a morire, furfante? E quei due aghi da cucire sarebbero delle spade. Avrete bisogno di una lama ben più affilata per bucare la mia pancia. Era una domanda retorica. Sono rimbalzati sulla sua pancia, incredibile. Così imparate a provocarmi. Canaglia. Le spade sono così sorpassate. Azrael, e tu chi sei? Fatti gli affari tuoi. E vabbè, sì, a calcio. Ah, ma quanti agenti ha la Eldorado? Risolviamo la cosa con una battaglia di calcio. Calcio? Cosa hanno a che fare i calci con le battaglie? Parla chiaro, straniero! Non ho idea di cosa stia succedendo, ma mi piace. A me non piace, sinceramente, non ho voglia. E va bene, facciamoli neri. Una battaglia che non vale neanche la pena essere giocata. Ho combattuto la battaglia. Siamo riusciti a mandarli via. Sono sconcertato. Ma abbiamo vinto però, no? Ehi, tu, cos'è tutto quel correre avanti e indietro? A calcio!
Calcio? Capisco, calcio. Sembra divertente. È uno sport straniero? È americano o inglese? Arimecano? Come parla? Arimeca... Vuole dire americano, penso, ma inglese? Intende del Regno Unito, Arion? Non importa, mi è piaciuto guardarvi da dovunque venga questo sport. ma mi fa piacere. E lei è vero, Yoma Sakamoto? In persona! Ma il suo fisico è cambiato. Non gli assomiglia per niente, ma neanche quella foto gli assomiglia per davvero. Dice la verità. Questo è l'uomo che ha negoziato la pace tra province che erano nemiche da secoli. Lui? Oh no, si è fatto tardi, devo fare visita a un mercante, ma è stato un piacere conoscermi, ci si vede. Ehi, dove sta andando? Aspetti, veniamo con lei! La cosa è una sola. Ha vinto e si è mangiato i nemici, cioè... Ha vinto mangiandosi i nemici, probabilmente. Se proseguirai lungo questo sentiero troverai la città. Ok. Il tempio però non è niente di che. Peccato. Però proseguiamo ancora un pochino, poi dopo ci fermiamo. Anche perché voglio tenere questi episodi un pochino più corti. Daremo al calcio uno sganassone così forte da spedirlo in Cina. Beh, Cina e Giappone non è che siano tanto distanti come Italia e Cina, per dire. Cioè, prima di fermarci vediamo un attimino questo qui. La velocità, vediamo un po' come possiamo migliorare un pochettino. Vediamo un po'. Grande. Olè. 5 punti in più. Facciamone un altro piccolino, veloce veloce. A Riccardo che è un po' lentino rispetto agli altri, eh. Gli altri 80, 90, insomma. Olè. Beh, insomma, dovevo aumentare un pochettino. Bene, direi che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo scopriremo se veramente questo è Sakamoto, Ryoma Sakamoto, perché a quanto pare è lui per davvero. Scopriremo, spero, altre informazioni riguardo il Giappone del periodo Edo. Come sempre in descrizione vi ricordo i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.